Salve a tutti! Oggi leggevo un articolo sul giornale in cui parlavano di una tragedia che è capitata su a Pavia, in provincia. Due macchine fanno un incidente, adesso non so bene come siano andate le cose. Fatto sta che i conducenti non è che si sono fatti più di tanto, ma la bambina che stava in una di queste macchine è sbalzata fuori dal finestrino. Il finestrino era aperto e la bambina di 5 anni non era legata, quindi non aveva nessun seggiolino, nessuna cintura, era libera. Ora, a me queste cose mi fanno veramente arrabbiare. Parliamo tanto di sicurezza, facciamo le macchine super tecnologiche, ci sono pubblicità di ogni tipo, tutti i giorni capitano incidenti, ormai c'è un sacco di informazione. Eppure ancora oggi c'è gente che non mette la cintura e soprattutto non la mette ai bambini, non la mette ai figli. Io ne ho sentito di tutti i colori quando parlo con alcuni colleghi o comunque con altra gente che ho conosciuto. La maggior parte li utilizza tutti i sistemi di protezione, quindi vari seggiolini e cinture. Però poi incontro quello che dice: no, ma mio figlio piange sempre, non vuole stare legato. Boh, anche il mio magari può aver pianto un po' all'inizio, ma poi rimaneva legato. Doveva rimanere legato, era proprio categorica la questione. La gente poi pensa che le cose succedono solo agli altri. È inutile dire: no, vabbè, ma io guido bene, vado piano. Ma proprio perché vai piano che succedono queste cose? Perché basta una botta a 30 all'ora, basta un piccolo incidente per una tragedia. Spesso andando piano si è anche meno concentrati alla guida. Però poi il problema non siamo noi, magari noi siamo bravissimi, non abbiamo mai fatto un incidente in tutta la nostra vita. Noi dobbiamo pensare agli altri, sono gli altri che ci possono venire addosso. Che poi sbagliamo anche noi, va bene, può capitare. Però il problema è che se ti vengono addosso, andavi piano. Cosa cambia? Un bambino non ha la cintura, viene sbalzato via. Tutti quelli che tengono i bambini davanti, in braccio, riescono a capire che anche a 10 all'ora, una frenata secca, il bambino se ne va avanti, va a sbattere contro il parabrezza. È inutile mettersi la cintura, magari c'è la cintura con addosso il bambino e l'altra cintura sul bambino. A parte non l'ho mai visti neanche così. Generalmente vedo solo gli adulti che tengono i bambini avanti. Non capiscono quanto sia pericolosa una cosa del genere. E anche dietro devono stare legati. Poi vabbè, finestrino aperto, raga, finestrino aperto con una bambina non legata, è assurdo. Poi a 5 anni che non devono decidere niente, siete voi che dovete decidere per loro. La colpa è vostra che non gli mettete la cintura. Non è una sua decisione. E se si lamenta la deve mettere lo stesso. In macchina si sta con la cintura, si sta col seggiolino, ci sono tutte le protezioni. Nel 2023 andiamo in giro con macchine super tecnologiche, cellulare da 1.000 euro, però ancora non ci leghiamo sta cavolo di cintura. E soprattutto non la leghiamo ai bambini, perché voi se crepate, ma chi se ne frega, ma dei bambini che non hanno colpe, che non sono loro a decidere, devono essere i primi ad essere protetti. Siete voi genitori o comunque tutori o chiunque siate, non potete non legare i bambini. E ogni giorno vedo gente con i bambini in braccio che girano per la macchina. A parer mio ci sono molti più incidenti nelle città andando piano, perché è più pericoloso. Magari in autostrada state a 130 e la cintura la mettete perché andate veloci, ci sta.
se poi andate a 200-250, superate il limite, andate a sbattere, magari la cintura neanche vi serve a niente, perché poi ci sono casi e casi, eh. Non sempre le protezioni vi salvano la vita, come è successo anche con persone che conoscevo con il casco. Non sempre vi salva la vita, dipende dall'incidente. Però a basse velocità in città normalmente vi salvate se tenete la cintura. Poi ci sono anche gli airbag e tutto il resto. Ma un bambino o comunque qualcuno che non ha la cintura rischia veramente di farsi male. In questo caso la bambina è stata sbalzata fuori ed è morta. E queste cose non dovrebbero succedere al giorno d'oggi. Io veramente non vi capisco, almeno quelli che non mettono la cintura. Ripeto, almeno ai vostri figli mettete la cintura, fate mettere la cintura. Se voi non ve la volete mettere, voi siete grandi, siete adulti, responsabili, che poi di responsabilità proprio zero se non ve la mettete. Poi siete passibili di multe, quello che vi pare. Però se non ve la volete mettere, chi se ne frega? Ma i bambini li dovete abituare sin da piccoli, se no da grandi saranno dei coglioni come voi. E rischieranno anche loro di uccidere i loro figli. Non è perché non è mai successo a voi o non è mai successo a un vostro familiare, allora non vi succederà mai. Può capitare in qualsiasi momento. E anche per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei contenuti, magari mettete un like, condividete e noi ci vediamo ai prossimi video.